Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria al Signore. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte. Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Parola del Signore. Ecco, questa parola ci porta un grande dono su cui forse non abbiamo meditato mai, che ci aiuta a capire l'importanza delle lacrime nella nostra vita. Mi ricordo tantissimi anni fa, quando ancora non ero sacerdote, prima del 1982, giovane studente a Grottaferrata, andai una volta in parrocchia, c'era un bravo sacerdote, un parroco, fece una predica di fuoco in occasione della memoria di Santa Maria Maddalena, e al centro di questa predica, di questa omelia, diceva: dobbiamo chiedere al Signore il dono delle lacrime. Il dono delle lacrime, io ho capito ben poco allora, però mi è rimasta impressa perché non avevo mai sentito una predica su questo. Il dono delle lacrime, innanzitutto dobbiamo capire un po' meglio che la capacità di piangere, di soffrire, è una delle componenti più alte della nostra umanità, al punto che Dio stesso l'ha assunta nel Vangelo. Teniamo presente che nella cultura greca, che era quella dominante, diciamo, al tempo di Gesù nel Medio Oriente, nel Mediterraneo, si pensava che Dio non potesse soffrire, e si diceva che Dio non si mischia alle cose umane. E invece noi vediamo che in Gesù Dio soffre e piange. Nel Vangelo, per esempio, a parte quello di stasera su cui ci fermeremo, ma anche quando lui va da Lazzaro, che era morto, da Maria e Marta, dice il racconto tre volte che pianse, scoppiò in pianto, e la gente rimase colpita dal dolore di Gesù per questo amico morto. Stasera noi vediamo di nuovo che Gesù piange non per un singolo amico, ma per la città. Le lacrime sono importanti nella nostra vita, ci sono in certi momenti e sono segno della nostra umanità. Però Gesù stasera viene a spingerci a una trasformazione del nostro piangere, del nostro pianto. Perché? Perché Gesù vorrebbe che noi non sprechiamo le nostre lacrime, che sono preziose ai suoi occhi. Noi tante volte piangiamo, quasi ci disperiamo, soffriamo per cose che non vale proprio la pena. Lacrime buttate al vento, inutili, sciupando un grande tesoro. Quando succede questo? Per esempio, quando piangiamo il crollo di falsi ideali,
Noi tante volte nella vita abbiamo dei falsi ideali. Io vorrei laurearmi, vorrei imparare le lingue, vorrei costruire una bella casa, vorrei che il mio figlio sia così, così, così. Questi sono ideali umani. Non vale la pena sciupare le nostre lacrime per questo. E nel Vangelo, tra l'altro, ci sono due casi particolari in cui Gesù rimprovera gente che piange. Per esempio, la Maddalena, che non aveva tenuta viva la fede nella risurrezione, la mattina di Pasqua, siccome era una donna appassionata, voleva tanto bene a Gesù, era stata la sua risurrezione, Gesù la sua vita nuova, va nel giardino lì dove c'era la tomba di Gesù e piange, piange. Gesù gli appare, ma è talmente addolorata che non riconosce Gesù. E Gesù le domanda: donna, perché piangi? Chi cerchi? E lei, pensando che fosse l'ortolano, se l'hai portato via tu Gesù, dimmi dove l'hai messo, il corpo di Gesù. E Gesù, per aiutarla a uscire da questo pianto inutile, sbagliato, la chiama per nome Maria. A questa parola scatta la fede, riconosce Gesù, se ne va tutto il dolore, viene la gioia della risurrezione. Un'altra volta Gesù rimprovera le donne che lo accompagnano mentre sale il Calvario, proprio in un grande dolore, piangevano vedendo quello che era successo a quest'uomo così buono, figlio di Dio. E Gesù si ferma: non piangete su di me, piangete su voi stesse. Cioè, Gesù stasera ci vuol dire che certi pianti sono proprio inutili, sono proprio inutili, non fanno niente di buono. Però stasera vediamo che Gesù piange, vorrebbe che noi piangessimo per questi motivi grandi. Perché Gesù piange stasera? Perché ha finito il suo viaggio, il suo lungo viaggio verso Gerusalemme, sta per entrare in città, lui vede, sa cosa accadrà, che lo prenderanno, lo condanneranno a morte, sarà abbandonato dai suoi, eccetera, eccetera, morirà e risorgerà. Però vede anche, non solo la sua vita, vede quello che succederà alla città. Abbiamo già sentito pochi giorni fa la profezia sulla distruzione di Gerusalemme, il Tempio non resterà pietra su pietra, domenica scorsa. Quindi Gesù si immedesima nella sorte di rovina eterna di questi suoi figli. Gesù piange perché queste persone, tanto amate e predilette da Dio, non hanno creduto in Lui, non hanno la sua pace, non avranno per sempre la sua pace. E Gesù stasera ci fa sentire questo pianto perché vorrebbe associarci a sé, vorrebbe che noi partecipassimo al suo dolore. Non perché è masochista Gesù, che consideri il dolore come una cosa buona in sé, no, perché il pianto di Gesù ha un potere salvifico, lava i peccati del mondo, espia i peccati del mondo e apre una strada di salvezza per i suoi figli che ancora lontani da lui hanno tempo sulla terra. Ecco, c'è stata una santa toscana, Santa Gemma Galgani, che ha capito così bene la potenza di questa sofferenza in unione a Gesù, che faceva questa preghiera ardita. Diceva a Gesù: fammi soffrire e non farmi morire. Soffrire, patire e non morire. Non perché amasse il dolore in sé, ma aveva capito che questa sofferenza in unione al Signore Gesù, messa sull'altare nel calice, ha una grande potenza di redenzione. Difatti noi, quando facciamo la Via Crucis, diciamo: ti adoriamo Cristo, ti benediciamo, perché con la tua santa croce
hai redento il mondo, non diciamo coi tuoi miracoli, con la tua sapienza, la tua predicazione, la tua buona condotta, con la tua santa croce, cioè nel mistero della salvezza, della redenzione, un posto specialissimo ce l'ha la sofferenza amata e vissuta in comunione con Gesù. Facciamo una preghiera proprio che il Signore ci aiuti a fare questo grande cambiamento questa sera e diciamo: Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. Ci riveli il senso della vita e delle nostre lacrime. Ci riveli il senso della vita e delle nostre lacrime. Perdonaci se abbiamo pianto invano. Perdonaci se abbiamo pianto invano. Vogliamo stasera consacrare a te le nostre lacrime. Vogliamo stasera consacrare a te le nostre lacrime. Le mettiamo nel calice di questa messa. Le mettiamo nel calice di questa messa. Perché in unione a te servano alla redenzione di tanti tuoi figli. Perché in unione a te servano alla redenzione di tanti tuoi figli. Così sia. Thank you.